una scarpa fatta automobile, quindi col motore personalmente non l'avevo mai vista, ma adesso l'ho vista ed è persino nata e cresciuta nella mia città, Bologna, sede anzi palcoscenico di questo Automoto d'Epoca 2023. Tre posti molto comodi, un abitacolo assai spazioso e luminoso, ma per cogliere l'unicità di questo mezzo, che si fa chiamare giustamente e efficacemente la scarpa, mi devo allontanare un po'. Guardate che cosa non è. Fantastico. E sotto questa carrozzeria, che calza perfettamente, un'aerodinamica molto comoda, si è usato calza e comoda di proposito, qui notate la targa Bolognotto, che meraviglia. Ecco, dicevo, si cela, si nasconde, neanche troppo, un furgonato Fiat 615, un po' come la Fiat 1100 fissore cannone che abbiamo conosciuto a Padova qualche tempo fa, sempre da Automoto d'Epoca, che sparava dadi, o per tirare in ballo un altro paragone illustre, quella Maserati Eldorado che non sparava niente ma sparava il pilota a velocità fotoniche. Questo mezzo è stato creato per pubblicizzare un'azienda, la Deisa Ebano, un'azienda chimica che noi conosciamo per prodotti calzaturieri come ad esempio il calzanetto, o chimici come lo Zigzag, no? Quindi per l'uso domestico degli insetticidi. Bene, trasformato dai carrozzieri di Grazia, di Bologna, all'epoca una carrozzeria famosa per le sue conversioni di mezzi come ambulanze o carri funebri, mentre alla meccanica ci hanno lavorato quelli di Stanghellini di Modena, che allungarono il telaio. Adesso vi faccio vedere anche qua sotto, che sono delle belle ruote gemellate. Ecco, la scarpa, come spesso accadeva, questi mezzi promozionali anni 50 e 60, debuttò in occasione di eventi dove si celebrava la strada, quindi Mille Miglia, Giro d'Italia, e la scarpa debuttò al Giro d'Italia del 1953. Poi la sua storia però si è un po' fermata, perché appunto è stato abbandonato anche all'aperto per oltre 60 anni, quindi era ridotto in condizioni, che dire, rugginose è dire poco. Poi Maddalena Rossi, dell'azienda Ebano, ha seguito col cuore il restauro di questo mezzo, affidato a un'azienda di Nepi, la Vecchi Bulloni, quindi un nome e un programma, che l'ha riportata a questo splendore. Guardate il grado di dettaglio, la colorazione, il particolare dei lacci è qualcosa di meraviglioso. E quindi questo mezzo adesso seguirà magari il lancio di altri prodotti dell'azienda Ebano, e la cosa interessante è che seguiranno altri veicoli di questo tipo, sempre fatti per promuovere il marchio Ebano e i prodotti dell'azienda chimica Deisa Ebano, e io non vedo l'ora di vedere cosa arriverà.